Questo progetto, di cui fra poco vi parlerà Laura, rientra in un più vasto programma che con Venezia da Vivere abbiamo all'interno di Venice Fashion Week, cioè quello di rilanciare la città di Venezia e più nello specifico di rilanciare l'artigianato tramite proprio alcuni elementi, il fatto di legare l'artigianato veneziano che ha tradizioni secolari ed è comunque una, come dire, un valore prezioso della città con veramente altissime capacità manifatturiere, con il design contemporaneo e con lo storytelling marketing e la comunicazione digitale. Come diceva Lorenzo, abbiamo legato la manifattura secolare con il design contemporaneo. Per questo abbiamo individuato in Tiziano Guardini lo stilista giusto per noi e che è stato quindi entusiasta di collaborare con noi. Tiziano è lo stilista della natura, il designer che in questo momento rappresenta la moda sostenibile in Italia e nel mondo. Nelle nostre precedenti esperienze abbiamo notato che quando questa capacità e questo sapere artigianale veramente superiore si lega al design contemporaneo e alla comunicazione digitale e al digitale più in generale, queste aziende fanno bingo e iniziano ad avere un enorme successo. Uno dei punti di caduta di questo progetto che ha spinto l'organizzazione del Tavolo della Moda a partecipare con forza e convinzione è quella di aprire gli occhi dei giovani e delle famiglie del Veneto sulle opportunità che queste imprese dell'artigianato possono dare in termini di lavoro e lavoro pagato bene e professionale. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare progetti insieme alla Regione Veneto che vadano dietro a questo progetto pilota e quindi mettere in piedi i rapporti tra giovani stilisti e ITS e scuole professionali in modo tale che ogni anno ci sia un concorso o qualcosa del genere che possa portare i giovani a sentirsi parte di un progetto più bello e più ampio di quello che in realtà le scuole di questo tipo oggi sembrano rappresentare. Questo obiettivo serve a dar animo alle imprese che hanno mercato, hanno bisogno di queste di fare attività su grandissimi piani di qualità e professionalità, ma non trovano le competenze necessarie nei giovani. Per dare ricambio e dare quindi opportunità di crescita e sviluppare il vero Made in Italy, il Tavolo della Moda insieme a Tiziano Guardini e a tutti quelli che hanno lavorato intorno al progetto della Capsule Collection è uno degli obiettivi che ci siamo dati. Tiziano ha pensato di creare una collezione limitata di pezzi fatti a mano. Abbiamo quindi creato un gruppo di aziende che erano sia Confartigianato che CNA che Confindustria. 9 aziende che hanno realizzato i pezzi della collezione creata da Tiziano Guardini con i tessuti Bevilacqua. I tessuti Bevilacqua sono realizzati assolutamente a mano con il lavoro delle tessitrici che fanno gli stessi gesti che facevano le tessitrici del 1700 o del 1500. La filiera della moda al centro. Noi siamo nel Veneto e abbiamo un comparto di imprese artigiane che ha più di 6.000 laboratori, una filiera intatta che non c'è da nessuna parte al mondo. L'importanza di questa attività è quella di rimettere la filiera al centro. Abbiamo avuto la collaborazione di 9 imprese artigiane. Queste 9 imprese, assieme allo stilista Tiziano Guardini, hanno sviluppato questa Capsule Collection che ha l'obiettivo di mettere in evidenza il lavoro che viene fatto dietro le quinte da queste imprese, che molto spesso sono il cuore dell'attività delle GRIF, e anche aiutare stilisti emergenti ad avere una visibilità a livello internazionale. La storia della tessitura Bevilacqua è una storia di arte tessile a Venezia di 500-600 anni fa e che continua, prosegue. Il tessuto è da sempre dedicato a chi lo apprezza. Da sempre anche l'alta moda e soprattutto da ultimo si è molto interessata, è stata molto attratta dalla tessitura Bevilacqua. Tiziano Guardini non è solo, è rimasto folgorato. E a me fa piacere che oggi ritorni con i suoi abiti, idealmente presente anche lui, in tessitura in occasione proprio
in questo momento storico di riapertura della tessitura che riprende a pieno regime. Sì, questa collezione è stata presentata, il progetto è stato presentato durante la Venice Fashion Week di ottobre 2019 e ha aperto la Venice Fashion Week Digital 2020. Per raccontare tutto il progetto siamo andati alla tessitura Bevilacqua e abbiamo fatto vedere i vestiti indossati proprio nel luogo dove i tessuti sono stati realizzati, dentro la tessitura, tra le tessitrici. Poi siamo andati a passeggiare per Venezia per far capire l'ispirazione, cioè la città di Venezia che era stata l'ispirazione della collezione, e poi siamo andati all'Hotel San Regis perché l'Hotel San Regis unisce nella sua proprio progetto di accoglienza la tradizione secolare di Venezia con l'avanguardia contemporanea. Come creativo spesso mi domando cosa voglio portare nel mondo e per me è sempre ricorrente quello che è il valore, cioè creare qualcosa che abbia appunto un valore e un'importanza che va oltre me stesso. Questo vuol dire portare delle emozioni che possano essere utili anche per il pianeta e per l'essere umano. E questo è anche nel riscoprire qualcosa che ha un'importanza storica, un'importanza delle caratteristiche umane. Come in questo caso, questi tessuti Bevilacqua, solo vedendoli uno può scoprire, può assaporare la preziosità, quegli intrecci, quelle trame, quei disegni magici, e quindi ho cercato di modernizzarli con diciamo delle forme che sono diciamo moderne per essere vissute diciamo così da tutti.